Da voi quando siete arrivati? Mi sembra che stamani mattina, quindi è praticamente cioè, è un non stop che abbiamo fatto da qualche ora, per cui se siete d'accordo facciamo una rapida conferenza stampa e poi con il vostro permesso andiamo a letto. Allora, ma direi giornata molto intensa, molto impegnativa, intanto buonasera a tutti. Buon pomeriggio a chi ci ascolta dall'Italia, è stata una prima giornata di G7 davvero ricca di temi interessanti, in larga parte legati al dibattito, su cui se siete d'accordo posso darvi qualche piccolo resoconto della nostra discussione, sia anche per i fatti che sono accaduti fuori da qui, ma che hanno visto il nostro Paese protagonista. Lasciatemi esprimere innanzitutto la soddisfazione per la decisione delle autorità indiane di aderire alla sentenza del Tribunale Penale Internazionale, per cui non soltanto la Torre, ma anche il Girone nelle prossime ore sarà a casa in Italia, dove attenderà la prosecuzione di questa lunga vicenda. Credo che sia un fatto positivo, confermo la stima, l'amicizia e la volontà di collaborazione con il popolo e il governo indiano, con il primo ministro Modi e tutta la squadra di governo. Ringrazio le strutture tecniche, tutti i livelli tecnici, a cominciare dalla Farnesina, il ministro Gentiloni e tutti gli altri appartenenti al governo per aver fatto un lavoro davvero importante e naturalmente crediamo che adesso sia doveroso e giusto che si possa permettere a Girone di ritornare seguendo la sentenza e seguendo dunque la decisione che la Corte internazionale ha preso. Su questo tema trovo davvero inutili le polemiche e le discussioni che qualcuno cerca di fare, mi sembra che i fatti siano fatti e non ci sia bisogno di spendere mezza parola in più. Secondo punto, so che non vi appassionerà, ma io sono particolarmente emozionato e felice dell'approvazione della legge sul terzo settore, avvenuta ieri, noi eravamo in viaggio, era uno degli impegni qualificanti la mia esperienza di candidatura nel 2012, è stato uno degli argomenti su cui abbiamo discusso di più, ricordo il dibattito a Lucca nell'aprile del 2014, siamo arrivati dunque a una legge che è una legge importante, anche in questo caso una legge non è quella che avrei voluto io l'avrei voluta molto più coraggiosa, ma è un passo in avanti straordinario in questo settore, come sempre il meglio è nemico del bene, quindi il compromesso che abbiamo trovato è comunque un passo in avanti davvero rilevante e oggi devo dire che abbiamo approvato in seconda lettura al Senato la legge sul dopo di noi, che dunque tornerà di nuovo alla Camera perché è stata modificata, ci auguriamo che possa arrivare rapidamente al voto finale alla Camera. La legge sul dopo di noi riguarda quelle persone che hanno dei figli o comunque dei parenti con disabilità e che possono finalmente pensare al loro domani. È una norma di civiltà che si collega alle unioni civili, alla legge sull'autismo, ai vari interventi che abbiamo attuato e che segnano una nuova stagione per i diritti in Italia, a cominciare dal terzo settore, che è forse quella che era più attesa e anche quella alla quale in tanti non credevano più, quindi è un fatto molto importante. Evito di parlarvi dunque di tutto quello che però non si è discusso al G7, entro sul G7, io sono rimasto molto, molto impressionato e colpito dall'ottimo livello della discussione, in particolar modo su due grandissime questioni, la prima quella di questa mattina, diciamo l'ora di pranzo giapponese, quindi questa mattina in Italia, quando abbiamo fatto la prima discussione sulla crescita, sulla politica economica, sull'economia globale, io trovo una grandissima sintonia innanzitutto con gli Stati Uniti, ma anche con altri paesi che stanno al tavolo del G7 sul fatto che vi è la necessità fortissima di rilanciare su investimenti, di aiutare la crescita non soltanto con la politica monetaria ma con gli stimoli fiscali. Sto citando virgolettato espressioni di altri leader, perché potreste pensare che sia il solito discorso che l'Italia fa in tutte le circostanze. Sono virgolettati di altri leader. Non può bastare la politica
monetaria, occorrono gli stimoli fiscali, occorre che ci vada a dare una mano al ceto medio, a chi non ce la fa più. È stata una discussione molto bella, anche dal punto di vista di filosofia politica. Questo è un periodo nel quale in tutto il mondo o riusciamo a raccontare una narrativa in positivo, un racconto affascinante, suggestivo di quello che può e deve fare l'Europa e più in generale il mondo della politica, oppure siamo destinati a un lento e inesorabile declino. Allora, da questo punto di vista, le posizioni italiane, che erano viste sostanzialmente come sospette, io ricordo sempre come punto di paragone il primo vertice internazionale nel quale ho posto questo tema, che era il vertice del Consiglio europeo di Ypres del giugno 2014, ed eravamo isolati, il vedere oggi che c'è una condivisione piena è, se mi passate il termine, un elemento di grandissima consapevolezza da parte del nostro Paese. Del resto anche la vicenda Marò ha lo stesso profilo. Se l'Italia torna protagonista negli scenari internazionali, è molto più facile, molto più importante ottenere risultati positivi. Quindi credo che questo aspetto sia davvero, davvero da sottolineare. Infine, ci sono stati altri argomenti naturalmente che vi risparmio, perché se poi magari avete delle domande, prendiamo le domande prima di chiudere la conferenza stampa. L'altro tema, quello di stasera, migrazione e sicurezza, come era ovvio che fosse, ho detto che avrei portato al tavolo dei potenti, dei leader del mondo, le immagini di Pietro Bartolo, il dottore che ieri ha salvato, che ieri ha chiesto in affido, dopo averla salvata, una bambina di 9 mesi che nella traversata ha perso la mamma, che avrei portato le immagini della Marina Militare, di cui siamo orgogliosi, come siamo orgogliosi della Guardia Costiera, che ieri ha salvato più di 500 persone, evitando una ecatombe, e purtroppo ancora oggi si vede che il dramma però continua. Anche oggi è presumibile che vi siano stati dei morti in mare, tanti morti in mare, quindi il nostro lavoro strepitoso di servizio per cercare di salvare quante più persone possibili è però un lavoro che rischia di essere un lavoro non inutile, perché quando salvi anche soltanto una persona niente è inutile, ma insufficiente a rispondere alle grandi problematiche. Allora la discussione che si è fatta è stata una discussione molto bella e anche per alcuni aspetti molto accesa sul fatto che la questione della sicurezza in Europa non deriva da quella bambina di 9 mesi accolta a Lampedusa o dal profugo di Domeni, ma nasce nella radicalizzazione dei giovani di seconda o terza generazione nei carceri di molti paesi europei, nelle periferie di molti paesi europei, nelle scuole di molti paesi europei. Io l'ho detto con molta chiarezza, questo ha suscitato, diciamo, un dibattito. La posizione storica italiana la conoscete: un euro in cultura, un euro in sicurezza, investimenti nelle periferie. È la cosa su cui tante volte vi ho tediato, ma che è la nostra posizione, e questa posizione, detta con molta determinazione e forza in questo consesso, ha aperto una bella discussione di cui sono felice, perché è evidente che il giochino di raccontare che i problemi della sicurezza internazionale derivano dai rifugiati è chiaramente una menzogna. Poi naturalmente ci sono evidenti segnali da non sottovalutare, e sicuramente chi ha costruito l'attentato al Bataclan o l'attentato all'aeroporto di Bruxelles aveva rapporti, che so, con le centrali di Raqqa, ma come quelli che noi arrestiamo, direi settimanalmente, li intercettiamo che dialogano con la Siria, con i luoghi di Daesh. Quindi c'è sicuramente un flusso anche semplicemente di informazioni, ma quello che deve essere chiaro è che il vero sforzo che va fatto è quello innanzitutto di dividere la paura dalla demagogia. Ecco, chi oggi racconta alcune cose false deve fare i conti con la realtà per com'è e non per come la vorrebbe. Questa discussione è stata molto positiva, perché comunque ha consentito di entrare nel merito, poi abbiamo fatto un sacco di altre discussioni, però la sintesi, e chiudo, è che io penso che l'Italia abbia molto bisogno di partecipare attivamente a vertici come il G7,
come il Consiglio europeo, come il G20, ma contemporaneamente non vi suoni un paradosso, anche il G7 ha bisogno dell'Italia, anche l'Europa ha bisogno dell'Italia, anche il G20 ha bisogno dell'Italia, di quello sguardo diverso, se volete, dal solito che noi portiamo, che un paese finalmente stabile, dopo che ha fatto le riforme che tutti hanno apprezzato, comunque le sta continuando a fare, sapete il percorso del referendum costituzionale e non soltanto di quello, la pubblica amministrazione, la giustizia civile, le cose che vanno avanti. Bene, questo paese che è tornato stabile e solido ha una forza maggiore, è la discussione, è un dato di fatto. Un paese che di conseguenza si accinge a ospitare il prossimo anno in Sicilia il G7 e anche la scelta della Sicilia, prima ancora che una scelta logistica, una scelta di politica culturale. Noi vogliamo ragionare della grande rapporto tra sicurezza e cultura? Sì. Quale terra più che la Sicilia della bellezza, perché la Sicilia è anche questo. E della bellezza del volontariato, della bellezza dell'associazionismo, che coinvolge la bellezza delle persone come Pietro Bartolo o di tanti altri uomini e donne come lui che si impegnano per accogliere gli altri, ma contemporaneamente la Sicilia dell'innovazione. Ecco, noi ospiteremo il G7 in Sicilia, ma quello che per me è fondamentale è che l'Italia sia tornata solida, stabile e credibile ai tavoli internazionali e devo dire che oggi le approvazioni delle riforme, a cominciare da quello del terzo settore, la buona notizia che arriva da Nuova Delhi, il dibattito nel merito anche molto acceso che si è sviluppato sempre nella franchezza dei toni che contraddistingue il G7, dimostra che se l'Italia ha bisogno del G7, questo è sacrosanto, è anche vero forse che il G7, l'Unione Europea e il G20 hanno bisogno di uno sguardo anche magari da una prospettiva diversa quale quello che il nostro Paese può offrire. Ci sono questioni? Martini? Prego. Nei G7 ovviamente non si decide a maggioranza, ma si discute. Ecco, la discussione sulla crescita è stata bella, come detto, ma anche notarile, oppure i paesi in minoranza che hanno, come dire, sostenuto in questi anni la dottrina dell'austerità hanno cominciato a prendere atto che è una stagione si sta esaurendo. Ma nel G7 non si vota proprio, a differenza anche del Consiglio europeo, quindi la discussione non c'è una maggioranza e una minoranza. Mi hanno fatto piacere due cose. La prima, il tema degli investimenti, che è riconosciuto da tutti, ma da tutti vuol dire che io ho portato un dato, no? Il dato italiano, ho proprio fatto l'esempio, tra l'altro avevo presentato delle slide qualche giorno fa, non mi ricordo dove, sulle news, su Facebook, non ho ridato quelle slide perché non le avevo, ma avendo i numeri ho proprio fatto riferimento ai dati italiani, ho detto vedete se nel 2012 e nel 2013, quando noi abbiamo fatto dei governi che comunque stavano cercando di rispettare le regole dell'austerity europea, il governo Monti, il governo Letta, questi due governi in quei due anni hanno speso nel biennio 40 miliardi di euro di investimenti pubblici, cioè 20 miliardi di euro l'anno, vale a dire la metà di quello che si spendeva fino al 2007-2008, è evidente che poi non vi dovete stupire se la crescita italiana è all'1, 1,1, 1,2, 1,3 e non è al 2% come vorremmo che fosse. Perché se ci pensate 20 miliardi in meno di investimenti pubblici sono più dell'1% di PIL che se ne va in fumo improvvisamente. Cioè la logica dell'austerity ha portato sì ad avere una riduzione del deficit. Nei governi Monti-Letta il deficit era al 3. Noi, per essere chiari, siamo sotto il 2 nelle previsioni per il prossimo anno. Cioè una riduzione, mai avuto un deficit così basso, per dare l'idea di come noi stiamo investendo in modo diverso. Però nel 2012-2013 20 miliardi l'anno contro i 40 degli anni precedenti. Ora, con il nostro governo, a forza di, utilizzo un verbo che non è il verbo più adatto dal punto di vista istituzionale, ma sgomitare in Europa sulla flessibilità, e qualche gomitata l'abbiamo data, abbiamo ottenuto la possibilità di passare da 40 miliardi di euro di investimenti nel biennio 12-13 ai 60, più correttamente 58,5 del biennio 14-15. Cioè siamo passati da 20 a 30 miliardi l'anno, più o meno, che ancora però non è
quello che facevamo nel 2007-2008. Allora, l'insistenza di tutti sugli investimenti pubblici e privati lo considero un fatto positivo, per intendersi anche della Germania. Jean-Claude Juncker è intervenuto su questo, Justin Trudeau, non dico soltanto Obama, che sulla cui linea ci riconosciamo totalmente dal punto di vista della politica economica e sulla, credo che gli Stati Uniti costituiscano il modello in questi anni, perché Obama ha ricordato il suo primo G7, questo è l'ultimo G7 di Obama, il primo G7 era l'Aquila, 2009, quindi voi ve lo ricordate bene per ovvi motivi, e diceva: io ho preso una situazione in cui l'economia americana era in crisi nera, eravamo al 10% di disoccupazione, avevamo una situazione di difficoltà. Questo sguardo, che potremmo definire neo-keynesiano, se me lo passate, è una priorità assoluta che mi pare sia stata condivisa, almeno a parole, da tutti oggi. Poi c'è un punto in più, che invece sul quale si continua a registrare un marcato dissenso in particolar modo, ma ci abbiamo scherzato sopra, essendo, diciamo, i due alfieri della discussione, l'uno da una parte e l'altra dall'altro, con la Germania, anche per motivi molto puntuali e specifici. Cioè, io continuo a dire che una politica che non mette al centro la ripartenza di un progetto, di un sogno, di una grande intuizione sull'Europa è una politica che non funziona e che quindi ha bisogno anche di una diversa politica economica, e dal loro punto di vista, giustamente, i tedeschi hanno qualche preoccupazione in più, perplessità in più, sottolineano i rischi di un atteggiamento che potrebbe essere inviso a una parte della loro opinione pubblica, anzi che lo è più correttamente. Però è una discussione bella, cioè quello che vorrei dirvi è che l'Italia deve stare a questi tavoli non con l'atteggiamento remissivo di chi dice: veniamo a prendere i compiti, ora ci dite cosa dobbiamo fare, ma siamo noi che dobbiamo andare proponendo le nostre idee. Certo, poi dobbiamo fare anche le nostre riforme, perché la credibilità del nostro governo non sta nel fatto che siamo qui da 2 anni, ma nel fatto che abbia fatto delle riforme che sembravano impossibili ai più. Ciò che è accaduto, ad esempio, sul mercato del lavoro va in questa direzione. Ciò che è accaduto sulla legge elettorale va in questa direzione. Quindi, sintesi rispetto alla domanda di Martini: non c'è maggioranza e minoranza, molto contento della risposta sugli investimenti. Sul tema della strategia di politica economica, noi ci collochiamo in una scia che è quella sostanzialmente obamiana dal punto di vista della visione, ma non da adesso. Mi sembra che cresca questa consapevolezza che ci vuole anche un racconto positivo di quello che vogliamo essere e non soltanto un insieme di regole, perché se l'Europa diventa un insieme di regole, questo è un momento in cui chi alza i muri gioca sulla paura, e anche chi non alza i muri fisici ma alza i muri verbali o alza i muri dell'odio degli altri, dell'intolleranza o semplicemente della carta della preoccupazione e della paura in campagna elettorale, e accade in America come in altri paesi del sud-est asiatico, non solo in Europa, chi fa questo deve essere sconfitto su un terreno diverso, perché sulla paura si perde, o comunque si vale lì, avete visto in Austria. Se invece fai una contronarrativa, un controracconto, allora sei credibile. Mi sembra che il G7, perlomeno la giornata di oggi, sia stato molto utile in questa direzione. Colucci? Scusate, messaggero di G2, vai. Presidente, le volevo chiedere, sull'immigrazione invece siamo sempre come linea aiutiamoli a casa loro, quindi cooperazione, aumento dei fondi della cooperazione e istituzione di una serie di campi d'accoglienza, chiamiamoli così, sul modello turco. E poi un'altra domanda, avete anche parlato, ecco, riferimento alla narrativa, di queste derive populiste che riguardano ormai molti dei paesi del G7, Stati Uniti pure compresa, avete parlato anche di questo? Rispetto all'immigrazione, noi pensiamo che, io l'ho detto proprio partendo di lì, che se guardo i numeri vedo che i numeri sono migliorati. Negli ultimi giorni c'è stato un aumento degli sbarchi, ma nonostante l'aumento degli ultimi giorni, anno su anno, il 2016 segna una diminuzione degli immigrati. Se poi guardate la percezione dei cittadini è un'altra cosa,
e anche dei politici o dei giornalisti, secondo me. Ma la realtà è che nonostante gli sbarchi di queste ore, avete visto quanti, il numero degli arrivi è minore dello scorso anno. Però se la giochi dal punto di vista dei numeri non sei mica capace di spiegarti bene. Se invece prendi e fai vedere un'immagine e dici che quella bambina ha 9 mesi e che non ha più una mamma e che c'è un medico italiano che per di più è il protagonista di un documentario che ha vinto peraltro l'Orso d'Oro a Berlino, che dice io voglio l'affido, non soltanto lui l'ha detto, ma che comunque non soltanto le ha salvato la vita, ma si preoccupa del dopo, racconti che quei numeri, quell'uno, quella persona salvata, è un qualcosa che ti tocca nella profondità del cuore, perché prima di essere primo ministro di un paese sei padre, o madre, o amico, o figlio, c'hai una dimensione umana. Allora io ho cercato molto di inserire la dimensione umana in questa discussione, non giochiamola soltanto sui numeri, e ho cercato di dire che per la sicurezza del nostro continente, vedendo la realtà dei fatti, i pericoli non sono arrivati da Lampedusa o dai Domeni, ma da Molenbeek o da qualche prigione europea in cui qualcuno è stato radicalizzato. Ho detto questo con molta franchezza perché credo che sia giusto da dire. Questo significa comunque dover controllare tutto ciò che si può controllare, avere il massimo dell'attenzione possibile a tutte le forme di presenza, perché anche in Italia c'è la presenza di soggetti che rischiano la radicalizzazione. Vi ricordate le polemiche sugli arresti di qualche giorno fa di quello che aveva su WhatsApp il messaggio vocale dell'imam che da Raqqa gli diceva fatti saltare in aria in Italia? Quello peraltro non era uno che veniva da un campo profughi, veniva, era da molti anni in Italia, aveva una famiglia, aveva un lavoro. Allora, sulla questione della sicurezza e dell'immigrazione abbiamo cercato di inserire l'elemento umano. Poi c'è un punto in più che è quello che io sono convinto, e l'abbiamo detto, che senza un piano strategico, Migration Compact, che vuol dire andare ad aiutarli nei luoghi da cui essi partono, non vinceremo mai la sfida africana. E su questo si è aperta una discussione, perché poi si è discusso a lungo di Cina nel pomeriggio, e allora c'è il tema del ruolo della Cina in Africa, alcuni paesi hanno notato, cioè il principale paese da cui arrivano i migranti in Italia in questo momento è la Nigeria, poi l'Eritrea. Ci sono anche alcuni paesi in cui, almeno parzialmente, non si sta così male. Il Ghana è un paese che rispetto alla media africana non è messo male, però ha alcune zone da cui la gente se ne va. Se tu riesci a fare un percorso di investimenti su quel territorio, di lavoro con le associazioni internazionali, con le organizzazioni internazionali, magari su alcuni paesi, abbiamo citato più volte il Niger, se riusciamo a consolidare la Libia con il governo di al-Serraj, è chiaro che il numero si riduce drasticamente nell'arco di qualche settimana, però ancora c'è da lavorare. Mi è parso di vedere una consapevolezza di tutti sulla necessità di andare nella direzione. Direi così, il Migration Compact italiano ha tracciato la strada per l'Europa oggettivamente e questa strada è condivisa dal G7. L'altra domanda era? Vabbè, sì, c'è la parte privata delle discussioni G7 che non si riporta. L'ultima, Colucci. Ah no, le ultime due, dai, Corriere e TG2. Le ultime tre. Grazie Presidente, buonasera. Le volevo chiedere, le volevo rifare una domanda che avevo fatto qualche tempo fa quando era passato da New York ed era, diciamo, riferita alla promessa che il Presidente Obama aveva fatto al Presidente Mattarella il 7 febbraio durante la visita del Presidente italiano alla Casa Bianca. E cioè Obama aveva detto che avrebbe messo a disposizione dell'Italia le navi americane, delle basi americane appunto in Italia, per aiutare il governo italiano a soccorrere i migranti. Le volevo chiedere se ne avete parlato oggi, che fine ha fatto questa promessa americana, e poi se posso le volevo chiedere se è in programma degli incontri bilaterali domani, insomma prima della fine del G7.
Grazie. In realtà io le avevo già risposto l'altra volta. Io non ho partecipato all'incontro tra il Presidente Obama e il Presidente Mattarella a cui lei fa riferimento. Allora, se non ricordo male, si introdusse però l'elemento della NATO, oltre che l'elemento, diciamo, di un aiuto nella ricerca delle persone nel Mediterraneo. Ed è un tema di cui abbiamo parlato anche con Stoltenberg martedì scorso a Roma e che affronteremo in Polonia l'8 e il 9 luglio durante il vertice di Varsavia. Quindi è un tema che c'è. Personalmente è un tema che giudico importante ma non decisivo, cioè la questione vera decisiva non è tanto mettere ancora più navi, che per carità vanno sempre bene, ma il problema di questi barconi è che quando si ribaltano è per i movimenti vari che vengono fatti a bordo, essendo barconi assolutamente inidonei a affrontare le traversate, consideri poi che è aumentato il numero di quelli che sono partiti dall'Egitto, partite da 1.500 a 4.500, quindi c'è un 3.000 persone in più che sono arrivate dall'Egitto, quindi fanno un percorso più lungo, quindi ancora più a rischio, ma la questione non è, a mio sommesso avviso, semplicemente quella delle navi, la questione è se esiste o no un piano per l'Africa. L'Italia lo ha scritto, lo ha presentato, la Commissione europea lo ha ratificato e ci ha messo pure i primi soldi, il G7 mi pare che lo abbia sostanzialmente incoraggiato, quindi questo è il percorso. Detto questo, se naturalmente la NATO decide di fare maggiori interventi insieme al progetto Sofia dell'Unione Europea, perché no? Anzi, noi siamo sempre disponibili su questo. Non mi ricordo la seconda parte della domanda. Bilaterali. Per precisare solo una cosa, il Presidente Obama parlò di navi americane, proprio per evitare, diciamo, il percorso burocratico della NATO. Guardi, la discussione. Le ripeto, che sta diventando ormai una domanda infinita tra me e lei questa, le ripeto il ragionamento, cioè, no, ma non è, nel senso che, se, no, sincer, non, non è un a priori, perlomeno non se ne è parlato, ecco, allora, la domanda è, se ne è parlato? No. Sì, ma non è quello che in questo momento noi consideriamo una priorità, cerco di spiegarmi, per noi la priorità è quella di, il mare è il posto più pericoloso dove salvare questi nostri fratelli e sorelle che rischia la pelle tutti i giorni. E quindi la soluzione migliore è davvero aiutarli a casa loro. Dopodiché se stanno in mare faccio di tutto per salvarli e mi inchino di fronte alla Marina Militare e alla Guardia Costiera che hanno salvato queste persone e sono felice che il Ministro Pinotti sia andato oggi, ossia tuttora in Sicilia, non so dove sia in questo momento, ma mi ha mandato un messaggino che andava in Sicilia a ringraziare i ragazzi della nave della Marina Militare e del Rio, ha fatto altrettanto con la Guardia Costiera nei giorni scorsi per quello che fanno. Quindi se sono in mare noi cerchiamo di salvarli, ma il mare è il posto peggiore per salvarli. Rispetto ai bilaterali, oggi abbiamo parlato a lungo con praticamente tutti i leader del G7, credo che domani, ma l'agenda ce l'ha l'ambasciatrice Zappia, potremmo incontrare alcuni dei leader dei paesi che vengono ospitati. Credo che siano stati fissati in Vietnam, cioè magari vi facciamo avere, non saprei dire nel dettaglio l'agenda, ma comunque c'è un'agenda fissata di appuntamenti all'interno, diciamo, mentre sugli altri, ve lo facciamo sapere perché non so di preciso qual è l'agenda, perché c'è la Sri Lanka, insomma ve lo dicono loro perché non vorrei lasciare fuori qualcuno e fare una gaffe diplomatica poco seria. L'ultima? No, io facevo per dirvelo, non è che vorrei, cioè sono felicissimo di stare con voi, è uno dei miei sogni fin da piccolo, però visto che non dormiamo da 36 ore, se a un certo punto io possiamo mettervi sensi qui, che c'era, sì, prego. Presidente, lei ha indicato la Sicilia come regione che ospiterà il G7, dovrà entro domani dire quale la località prescelta, può essere Taormina come pare, insomma. Diciamo, affermarsi. Non è che c'è da dirlo, il G7 si terrà mi pare il 26 e il 27 maggio del 2017, quindi è già stata definita la data e sarà un appuntamento particolarmente importante, il primo con il nuovo presidente o la nuova presidente degli Stati Uniti, immediatamente dopo le elezioni francesi, immediatamente prima di quelle tedesche, quindi in un momento molto particolare.
Noi immaginiamo, dobbiamo fare le ultime verifiche tecniche e logistiche, perché la nostra proposta sicuramente sarà in Sicilia, la nostra proposta appunto sarà quella di Taormina, vedremo se dal punto di vista logistico ci saranno le condizioni per poterlo effettuare come io auspico e spero, altrimenti da Sicilia a altri luoghi. Voglio dire che questo non suoni minimamente come una polemica nei confronti di altri territori, semplicemente per come si sono create le condizioni. No, visto G7 in Sardegna, c'è stata la polemica, quindi voglio essere molto chiaro, credo che fosse un dovere morale da parte della comunità nazionale ospitare intanto al sud per dare un segnale, e avete visto quanto noi stiamo investendo sul sud, avete visto ieri o ieri l'altro, adesso ho perso il conto dei giorni, Bagnoli, avete visto quello che stiamo facendo, io sarò a Reggio Calabria sabato pomeriggio nella linea energetica, il ponte sullo stretto dell'energia, sorgente Rizziconi, vale 600 milioni di euro di risparmio sulla bolletta energetica del paese. Insomma, noi stiamo continuando a investire sul sud e la Sicilia è il luogo ideale per tenere insieme cultura, accoglienza, valori e anche in qualche modo senso dell'identità, secondo quella scommessa, un euro in cultura, un euro in sicurezza. C'era la prima fila con le ultime due. Buonasera, noi non ci conosciamo, io sono l'unico corrispondente rimasto qui in Giappone, vabbè c'è ancora il Sole 24 ore, ma non è qua. Lei è un prediletto. No, tra l'altro penso che mi manca dopo 30 anni. Quindi mi faccio partire dal Giappone, una domanda seria e poi una piccola provocazione. Allora, intanto la domanda seria è, lei che ha seguito la Benomics, dopo 3 anni non è che i risultati siano tanto buoni, tant'è che, come gli avrà detto il suo amico Shinzo Abe, sta meditando, anzi è quasi sicuro che andrà alle elezioni anticipate. E in particolare lei ha ricitato Keynes, il neo-keynesismo. Qui in Giappone sono ormai molti che dicono che, a parte due delle tre frecce che non hanno funzionato, ne manca una, che Keynes prevedeva, e cioè l'aumento dei salari. Secondo lei si può avere crescita economica senza aumento dei salari? Questa è la prima domanda. La seconda è una provocazione un po' divertente, così, perché lei è l'uomo delle riforme. Lei sa che Shinzo Abe può sciogliere le Camere in qualsiasi momento. Questa è una prerogativa del primo ministro del Giappone. Non so se le l'ha raccontato, soprattutto non so se le ha detto perché vuole fare questa. Sto già pensando alla sua domanda, non so quanto ci sia di divertente. Quando avrà avuto il successo delle riforme che potrebbe pensare, magari sarebbe carino anche in Italia avere un premier che può sciogliere le Camere, a prescindere da una mozione di sfiducia. La ringrazio molto del gentile pensiero della seconda domanda. Vorrei specificare che la riforma costituzionale di cui si parla in Italia non dà alcun potere al Presidente del Consiglio in questo senso, ma per essere ancora più chiaro non gli dà proprio alcun potere in più. Cioè, se c'è una capisco che poi giustamente per chi la vede da fuori è ancora più difficile, perché si legge sui giornali grandi poteri in più, rischio di deriva autoritaria. Questa riforma è una riforma che non dà alcun potere in più al Presidente del Consiglio, men che mai quello di sciogliere le Camere che appartiene al Presidente della Repubblica. Le dirò, con questa Costituzione, anche nella versione modificata, se sarà, come io penso, spero e credo, approvata dagli italiani, noi avremo un Presidente del Consiglio che unicum in tutto la cornice occidentale, ma io vorrei fare una ricerca per capire anche quello orientale, è l'unico che non può nominare e soprattutto revocare i ministri, perché poi la nomina tutto sommato è un potere che va, c'è il potere di proposta, per cui se io decido di proporre D'Argenio è probabile che D'Argenio possa fare il ministro, ma dopo un po' che mi accorgo di quello che ho fatto e voglio rimuoverlo non sono in condizione di farlo, che lei capisce che questo è un dramma esistenziale per tutto il paese con l'eccezione di D'Argenio. Battute a parte, questo per dire con molta franchezza che questa riforma non tocca alcun potere né del Presidente del Consiglio né del Governo. Aumentano i poteri delle opposizioni e soprattutto dei cittadini, referendum propositivo, quorum e tante altre cose, ma non c'è alcun cambio. Quindi la mia risposta è che, dice, le piacerebbe? Assolutamente no, io sono affezionato alla riforma che abbiamo immaginato, che non è la riforma più incisiva possibile da questo punto di vista, ma una riforma che si limita, si fa per dire, a superare il bicameralismo paritario e a ridurre costi e poteri delle regioni, in più ad accelerare
la tempistica delle leggi, riducendo il rischio di decreti e di decretazione d'urgenza da parte del governo. Quindi una riforma molto semplice, molto puntuale e che non tocca i poteri del governo. Mi sono talmente emozionato su questa domanda che non mi ricordo. L'altra era quella su ABI. Sì, ho visto. È evidente che la discussione. Noi abbiamo fatto una discussione molto bella oggi anche, no? A un certo punto abbiamo preso la macchina senza guidatore, non so se avete le immagini. Ciascuno di noi, vabbè, io stavo al telefono con l'India in quel momento, ma queste sono cose, quindi ho guardato poco il driverless che stava, ho guardato poco il sistema driverless, l'autista stava con le mani in alto per farmi vedere che non stava toccando lui il volante, come un po' in quelle barzellette, mamma, senza mani, no? E in realtà è una situazione che nei prossimi mesi, nei prossimi anni, sarà presente sul mercato. Tra un mese? No. Tra un anno? Forse no. Ma certo da qui a 5-10 anni sarà così. E questo cambierà la vita di migliaia di persone che oggi fanno gli autisti, per esempio. E magari la cambierà di persone che non fanno ingegneria elettronica o vari tipi di forme di innovazione collegati non soltanto all'ingegneria. Cioè, in altri termini, voglio dire, il mondo che cambia e che cambia a una velocità impressionante è stato oggetto di discussioni molto accese nel corso del G7. Su questo tema si è poi affrontato anche la questione dei salari. Se lei però mi chiede una mia opinione, io trovo che le potenzialità che il mondo ci apre sono immense, il nuovo mondo ci apre sono immense, ma il rischio di massacrare il ceto medio è il rischio più grande che esiste. Ecco perché la prima riforma che noi abbiamo fatto sono gli 80 euro a chi sta sotto i 1.500. Visti non come uno stimolo ai consumi, anche se i dati dicono che i consumi sono aumentati, ma visti come un fatto di giustizia sociale. Perché se tu hai anche più posti di lavoro, lei consideri che da quando io sono Presidente del Consiglio i posti di lavoro aumentati sono 398.000 in più, che è un bel numero, ma è ancora poco rispetto a ciò di cui abbiamo bisogno. Questi 398.000 posti di lavoro hanno, nella versione di quelli che guadagnano meno di 1.500 euro, anche un incentivo in più degli 80 euro netti mensili, che sono tanta roba quando tu prendi 1.000 euro, 1.100, 1.200. E allora, e chiudo, la mia opinione è che indiscutibilmente la questione dei salari sarà cruciale per il futuro, indiscutibilmente, ma contemporaneamente attrezziamoci a un mondo in cui ci saranno nuovi vincenti e nuovi perdenti. Ci saranno società che dal niente vincono e crescono e ci saranno realtà che erano ceto medio fino a pochi anni fa che dovranno ripensare se stessi. Per questo motivo è fondamentale che ci sia una rete di tutele nuova e più efficace e quanto più possibile un aiuto sui salari delle persone che stanno nel ceto medio, magari mettendo, come abbiamo fatto noi, un tetto a chi invece lavora nel pubblico, no? Perché il tetto nel lavoro del pubblico è una cosa che abbiamo fatto noi. D'Argenio, l'ultima, se no non ti faccio ministro. Ma direi che in ogni caso, per evitare, non lo farà comunque. Rapidissima, accennava al ruolo della Cina in Africa rispetto alla migrazione. Ci può spiegare qual è il ruolo che avete individuato della Cina? Grazie. No, io dico soltanto che girando per tutti i paesi africani, ma anche non girando, trovi decine di realtà in cui la Cina, con grande intuizione e intelligenza, ha finanziato molte opere pubbliche, ad esempio, ferrovie, strade, investimenti, ed è presente in molti paesi africani. Perché? Perché la mia opinione è che l'Africa sarà nei prossimi 20 anni uno straordinario punto di riferimento del mondo, crescerà a dei ritmi incredibili rispetto al passato, avrà delle performance migliori di quelle del sud-est asiatico. Dunque quest'Africa che cambia è un'Africa che inevitabilmente dovrebbe interessare l'Europa. Quando anche non ci fosse l'immigrazione, tu dovresti porti il problema dell'Africa. A maggior ragione è una situazione in cui l'Africa ha queste potenzialità e questi problemi. Poi naturalmente la discussione si farebbe molto accesa. Certo, finché tu hai una crescita demografica come quella africana e una decrescita demografica come quella europea,
ci abbiamo un problema in più. Banalmente, siamo stati in Nigeria, non so se c'eravate, 160 milioni di persone oggi, 400 e rotti nei prossimi 10 anni. E capite che il tema esiste. Però accanto a questo tema dell'Africa, la Cina, ecco, è stata capace di avere un'intuizione. Mi piacerebbe che ce l'avessimo anche noi. Detto questo, ci sarà poi occasione domani, vediamo gli orari, di se sarà modo e tempo di fare un punto ulteriore. Quello che però vorrei, augurandovi di cuore la buonanotte, è evidenziare per l'ennesima volta che la giornata di oggi si chiude in Giappone, non ancora in Italia, con dei risultati che sono risultati importanti e positivi, non per merito del governo, ma perché il paese, nella sua interezza, sta tornando solido e credibile. Naturalmente anche il governo ha i meriti in questo percorso. Ma quando io continuo a fare una serie di proposte anche alle opposizioni, anche agli altri, di smettere di non valorizzare ciò che di buono c'è, non lo faccio per aprire una discussione interna o politica o elettorale, ma perché penso che c'è un tempo per i reciproci confronti e scontri, c'è un tempo per aiutare il Paese a crescere. Se il Paese si agisce insieme ed è forte ed è credibile ed è solido ed è serio ed è stabile e presenta delle persone che sono in grado di fare dei progetti e delle proposte, non soltanto di lamentarsi o di insultare, se accade questo, succede che proponi una cosa sull'Africa che poi sulla quale ti seguono tutti. Succede che nei tribunali internazionali ottieni dei risultati che per 4 anni hai soltanto inseguito. Succede che sulle questioni della crescita, ciò che 2 anni fa era il pensiero folle di qualche aspirante leader, oggi diventa una piattaforma condivisa. Ecco, l'Italia che torna a fare l'Italia, con tutti i nostri problemi, i nostri limiti, le nostre difficoltà, è però la carta più importante che stiamo giocando. Un paese che torna ad essere solido, credibile e forte. Un'Italia più forte credo che aiuti i nostri concittadini. Domani ci sentiamo con Sensi, se ci sarà modo e tempo di fare la conferenza stampa finale o no. Mentre vi ricordo gli appuntamenti di sabato, anche se voi immagino che sarete in ritorno, sabato alle 11 Venezia, sabato alle 14 Trieste e sabato alle 17 la Calabria, con il ponte sullo stretto energetico, chiamiamolo così. Buonanotte, grazie mille, arrivederci a tutti. Ciao.